Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo in via Golgi? Sì. Via Golgi, quindi zona fiorentina, perché dei residenti che cosa ci segnalano? Beh, come vedi, se lo riprende il nostro operatore, qui è stato tagliato un pino che il 13 luglio di 2 anni fa, ti ricordi quando venne la tempesta, sì, cadde sulla strada e distrusse una macchina, andò bene che non c'era nessuno e quindi tutto si risolse con danni materiali e non a persone. Era stato, siccome queste piante sono pini e sono pericolose, era stato richiesto un intervento da parte del comune, da parte dei residenti al comune, per soprattutto per abbassarle queste piante o addirittura guardarle quelle che sono pericolose e tagliarle. Non è stato fatto niente in questo periodo. E quest'ottobre, quando c'è stata sempre quella tempesta di vento, il 29 ottobre, è caduto un altro mega ramo, e anche questa volta sulla strada, però per fortuna questa volta non ha preso nessuno. E quindi i residenti hanno paura, soprattutto perché le piante giù sono vicine molto alle case, e se effettivamente dovesse cadere, va a cadere addosso alle case e c'è pericolo per l'incolumità delle persone. Magari ora c'è una fortuna che, essendoci qui davanti altre piante, un po' il vento lo trattengono, però sai, il pericolo è sempre, vedi, un pino come quello purtroppo senza radici, se il vento lo tira giù, arriva la casa, quindi... Sì. I residenti hanno un po' paura. Hanno un po' paura che si ripeta la situazione del 29 ottobre scorso e del 13 luglio precedente, che visto ripetersi purtroppo di questi fenomeni, ormai cambiata la natura anche da noi, possa creare ulteriori danni, soprattutto molto più pesanti nel caso in cui colpisca qualche persona che abita qui sotto. È strano perché, come dire, la motosega non è stata ferma in questi anni, cioè, ha tagliato di tutto in zone dove probabilmente era anche da tagliare, in altri casi ha creato qualche polemica, ti vedi al Pionte ultimamente, no? Sì, quindi. Mi sembra strano che un'occasione di questo tipo non sia stata, probabilmente si aspetta non so cosa. Non lo so, magari questa è una zona periferica, sono state ritenute più importanti altre zone, però anche qui sicuramente... Questa è un po' in pendenza, questo sembra pendere verso da una parte. Sono pini, capito? Sì. Sono pericolosi, purtroppo tendono ad andare giù con facilità, non essendo radicati molto nel sottosuolo. Ad esempio ho avuto problemi anch'io con la vento del 29 ottobre che mi ha buttato giù 10 piante proprio per il fatto che non sono radicate le piante, e quindi bisogna prevedere o un taglio considerevole, abbassarle di volume, di altezza e rendere più piccolo anche di volume, molto tale che reggano, se no altrimenti non c'è altra strada che abbatterle e mettere altri tipi di piante che comunque sia reggono a queste bufere che si stanno verificando. E allora, come dire, sottoponiamo la questione ovviamente che al comune, che magari faccia un sopralluogo. Sì, perché questa era comunale. Era comunale, era comunale, quindi, sì. Vista che è un'area densamente popolata, esatto, e che purtroppo questi eventi atmosferici ogni tanto capitano, allora vediamo di prevenire quello che è già successo, che ci hai fatto vedere prima, e quindi magari un sopralluogo e venire a vedere insomma se e dove c'è da intervenire e dare una potatura o addirittura, esatto, proprio rimuovere alcuni di questi alberi. Esatto. Poi vedi un tipo di pino particolare, non l'avevo visto così il tronco centrale così basso e la ramificazione che parte subito. Generalmente il pino si manda molto di più su, forse per cui non gli è stato fatto mai niente, non sono stati mai potati e quindi hanno questa chioma così fitta e densa, capito? È da tempo evidentemente che non si interviene. Non mai fatto infatti. Grazie a Beppe, ci vediamo domani. Ciao.